Sono entrambe imbattute, i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria e due pareggi nelle prime tre, gli ospiti tre vittorie su tre senza mai incassare un gol. Buon pomeriggio da Luca Pellegrini della Giovane Italia e benvenuti a Sestri Levante Mantova, quarta giornata del campionato di Primavera 4, girone A. Passiamo alle formazioni partendo da quella dei padroni di casa che rispetto al pareggio contro la Giana Erminio ne cambiano 4. Uno per reparto, Olivieri in porta, Conte in difesa, Mermina a centrocampo e Moltedo in avanti. A farne le spese Sias, Calloni, Caceres e Bisio. Rispondono gli ospiti con ben 5 novità, squadra praticamente stravolta. Si tratta di Calciolari tra i pali, Caffarra in difesa, Cavalli a centrocampo, Zaniboni e Forante in attacco. Malavasi, anticipo secco e pallone che diventa buono per Del Bar al limite da Zaniboni. Stop e destro che lascia immobile Olivieri al 14esimo. Mantova in vantaggio con il proprio numero 10. Lancio per Lemus che è scattato in posizione regolare. Lemus la mette incredibilmente fuori, occasione gigantesca per il Sestri Levante. Viene incontro stavolta Lemus, scatta invece in profondità Crudeli che viene servito coi tempi giusti. Crudeli! Palla sul fondo, praticamente la fotocopia della situazione capitata una decina di minuti fa. Lemus ancora una volta al Sestri va negli spazi ma si divora il gol. Del Bar riceve sulla fascia e va via secco il numero 11 che poi va a rimorchio da Zaniboni, apertura di prima per Cavalli, tiro sporcato che diventa buono per Zaniboni, doppietta del numero 10, una fiammata improvvisa del Mantova, 2-0. Crudeli, ottima imbucata per Moltedo che può entrare in area, se la sposta sul destro viene travolto ed è calcio di rigore per il Sestri Levante. Sgambelluri contro Calciolari, parte il 10, centrale sotto la traversa, accorcia le distanze il Sestri, gol meritato dei padroni di casa. Colpo di testa di Sanseverino verso Zaniboni, intervento molto deciso di Conte, occhio al colore del cartellino che è rosso per il numero 3, rimane in 10 la squadra di casa. Pallone allargato per Del Bar, si inserisce in area di rigore, chiama la sfera Forante, Del Bar lo ignora, va da solo e va in porta per il 3-1, scatenato oggi Del Bar, incontenibile sulla sinistra, calano il tris agli ospiti. Sbilanciatissimi, rosso-blu, può approfittarne il Mantova, stanno arrivando nei 16 metri Zaniboni e Del Bar, tiro respinto, Del Bar al volo, la tocca Olivieri, il pallone sbatte sulla traversa e finisce in porta, doppietta di Zaniboni, doppietta di Del Bar, 4-1. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, il secondo dei minuti di recupero. Occhio però che è scappato in posizione regolare Bovegno davanti al portiere. Non sbaglia, pokerissimo Mantova. Esulta poi di voglia, di grinta, di carattere Bovegno. 5-1. Raccoglie il pallone Calciolari e l'arbitro dice che non c'è più tempo. Il Mantova infila la quarta vittoria in 4 partite, prosegue la propria marcia a punteggio pieno, cade invece per la prima volta in stagione il Sestri Levante.